cosa da dire. È uno scandalo questo commercio nel tempo. Vai a predicare altrove. È sempre stato così. Ti do uno shaker né più per nessuno. Mi dispiace, ma non posso darti di più. Anche se vai dagli altri lo stesso, cambio oggi. Due agnelli per 8 shekel. Gerusalemme! La più infame delle città! Non puoi amare due padroni! Il tuo Dio è il denaro! E voi l'avete trasformata in un covo di ladri! Ma questo è un pazzo! Altro che profeta! Fermi! Rabbi, il mio nome è Zera. Sono uno scriba in questo santo luogo. E io, come i miei fratelli, ho seguito la tua missione con grande interesse. Abbiamo sentito tante cose su di te che ci rallegrano, ma quello che hai fatto qui oggi ci sorprende e ci turba. Forse hai intenzione di distruggere questo sacro tempio? Il tempio non è fatto di pietre. È la casa del Signore. E finché il Signore vi dimora, nessuno potrà distruggerlo. Distruggi questo tempio. E io in 3 giorni lo farò risorgere. Ci sono voluti decenni per costruire questo tempio e tu credi di poterlo rifare in 3 giorni. L'hai detto. Ma la tua mente è chiusa. Rabbi, è aperta più di quanto tu non creda. Maestro, quello scriba aveva tutte le intenzioni di accoglierti amichevolmente, voleva ascoltare la tua parola. Scoraggiarlo è stato conveniente. La sua mente è una delle più aperte del Sinedrio. Apri il tuo cuore, Giuda, non la mente. Apri i tuoi occhi e il tuo cuore. Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Poiché vi dico che molti profeti e re vollero vedere quello che voi vedete e non lo videro. Vollero udire ciò che voi udite e non l'udirono. Io ti ringrazio, Padre,
Signore del cielo e della terra, perché hai voluto nascondere queste cose ai sapienti e agli scaltri? E le hai rivelate invece ai semplici, agli umili. Chi vuole essere grande nel mio regno, sia servo del suo prossimo. E chi mi vuole seguire, sia pronto a rinnegare se stesso. Come il figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come riscatto per i peccati del mondo. Venite a me, voi che siete oppressi e sofferenti, e vi darò il riposo. Venite, o benedetti dal Padre mio, ed ereditate il regno preparato per voi fino dalla fondazione del mondo. Allora il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e vi dirà: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete accolto nella vostra casa, ero nudo e mi avete vestito, ero prigioniero e mi avete visitato e mi curaste quando mi vedeste infermo. Allora domanderete: quando abbiamo fatto tutto questo per te? E il Figlio dell'uomo vi risponderà: chiunque l'avrà fatto per il più piccolo dei miei fratelli, l'avrà fatto a me. Siamo felici di passare la Pasqua con te. E io ho desiderato con tutto il mio cuore di dividerla con voi. È per questa Pasqua che io sono venuto al mondo.
resterò ancora molto tempo con voi. Voi mi cercherete, ma dove andrò non potrete seguirmi. Maestro, dovunque tu vada, io ti seguirò. La mia vita è tua, appartiene a te. Pietro. Stanotte stessa, prima che il gallo canti due volte, tu avrai negato tre volte perfino di conoscermi. No, maestro, mai. Lo vedrai. Non potrò mai rinnegarti. Perderete tutti la fede. Il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno. Se perderanno fiducia agli altri, vedrai che io non... Pietro. Io ho pregato per te. E quando ti sarai riavuto, dovrai tu a tua volta ridare la forza ai tuoi fratelli. Ma... In verità vi dico che uno di voi sta per tradirmi. Maestro, il mio cuore è tanto triste. Chi di noi ti tradirà? Forse io. Quello che intingerà il pane nella scodella insieme con me, sarà lui a tradirmi. Benedetto tu sia, o Signore nostro Dio. Benedetto sia il suo nome. Che ci hai benedetti con le tue leggi e procurato il pane della terra. Per voi da ora questo non sarà più il pane del passaggio dei nostri padri dalla prigionia alla libertà. Questa Pasqua è per voi oggi il passaggio dalla prigionia della morte alla libertà della vita. Questo è il pane della vita.
Chiunque mangia questo pane vivrà eternamente. Prendete e mangiate. Sacramento del patto che Dio suggellò con i nostri padri. Questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza che sarà versato per tutti gli uomini. Io non tornerò a bere con voi il frutto della vite finché non sarò entrato nel regno di mio padre. E lo berremo insieme. Se vi amerete in questo modo, tutti vi riconosceranno come miei discepoli. La verità.